La mia giornata lavorativa consiste principalmente in un obiettivo: evitare i tempi morti, evitare la pigrizia, perché fosse per me, come credo gran parte degli scrittori o sceneggiatori, resterebbero davanti al computer, su internet o a leggere fumetti o a guardare film. Però di solito tento di. Me la prendo un po' comoda la mattina, perché magari parto con un po' di lentezza, poi mi metto a scrivere le cose che devo fare, o ho delle scadenze di consegna di sceneggiatura, oppure sto lavorando al mio progetto. E lì vado avanti fino all'ora di pranzo. Dopodiché mi rilasso un po' con mail o altre cose, ricomincio poi il pomeriggio. Però diciamo che se posso cerco anche di lavorare un po' dopo cena, perché la sera mi sembra un momento positivo. È chiaro che tutto questo, diciamo, è la giornata tipo da scrittore, perché poi in questo mondo ovviamente ci sono incontri, riunioni, vai a pitchare delle cose e tendenzialmente cerco di mettere tutto il pomeriggio proprio perché la mattina faccio un po' più fatica, però sì, di solito l'equilibrio è trovare tra il 70% di scrittura e il 30% di riunioni. Questo è l'arco della giornata tipo, insomma. La mia giornata lavorativa tipo, oddio, io devo fare una confessione, non la chiamerei giornata, perché io la mattina dormo e quando ho finito le scuole mi chiesero che vuoi fare da grande e io risposi voglio alzarmi tardi la mattina e questo mestiere me lo consente. Quindi la mia giornata tipo comincia il primo pomeriggio, quando comincio a fare colazione e il lavoro comincia la sera. Comincia la sera, diciamo anche tardi, intorno alla mezzanotte, alle 11, e vado avanti fino alle 6, 7 della mattina, quando lavoro. Questa è la mia giornata lavorativa, tipo. La notte è bella, talmente mi concentro che a volte guardo l'orologio, vedo che sono le 2 di notte, riprendo a scrivere, rialzo gli occhi e sono le 4 di notte. Quindi veramente il tempo vola e scrivo tante pagine. La mia giornata lavorativa tipo inizia intorno alle 8 di sera, per cui è la mia serata lavorativa tipo, e fino a qualche anno fa andava avanti fino alle 6 del mattino. Con l'età, verso le 4, 4 e mezzo mi prende sonno e finisce la serata lavorativa tipo.